Allora, vediamo intanto che cosa ci serve per poter realizzare questa creaturina così simpatica. L'impasto, si parte ovviamente dall'impasto della nostra porcellana fredda. Che cosa bisogna sapere dell'impasto? Bisogna sapere innanzitutto che una volta che asciuga restringe del 30%. Quindi ciò significa che questa margherita, che questa pina su questa margherita inizialmente non erano così piccine, erano un po' più grandi, circa una cosa del genere, per intenderci. Dopodiché è ristretta. Tutte le sculture realizzate con questo impasto restringono. Un'altra cosa che bisogna sapere della porcellana fredda è che si può precolorare. Come vedete qua ci sono delle palline già colorate. E che una volta che asciugano assumeranno una gradazione di colore più intensa. Quindi il color carne che voi vedete qua, che sembra quasi bianco, in realtà diventerà come il colore del viso e delle orecchie della pina, che come potete notare è diverso, è più intenso. Il marrone, stessa cosa, insomma, stessa cosa per tutti i colori, assumeranno una gradazione più intensa. Semplicemente questo, è importante saperlo perché quando si va a precolorare l'impasto non possiamo esagerare, quindi è bene andare sempre sul tenue in maniera tale che poi una volta essiccato avrà sicuramente un colore più acceso, più forte e se noi poi vorremmo andare a scurirlo dovremo semplicemente dipingerlo col colore che noi preferiamo. Che cosa serve? Questa, come vedete, è una calamitina, quindi ovvio dobbiamo reperirci le nostre calamite della dimensione più consona al nostro oggetto. Come attrezzatura serve il cutter. Questo è un coltellino molto affilato che viene utilizzato per il modellato e per dare proprio dei tagli netti. Io ho sempre utilizzato un coltellino normalissimo, tornando al discorso degli utensili caserecci, quindi non fatevi comunque spaventare o intimidire dagli strumenti che normalmente vediamo nei vari tutorial, nei vari video, che ho tra l'altro anche io, però qua non voglio mostrare semplicemente perché per chi si accinge per la prima volta a lavorare questa bellissima pasta, è anche giusto che sappia che si può iniziare tranquillamente con degli strumenti molto molto rudimentali, molto caserecci, come ad esempio dei semplici stuzzicadenti, il bulino, che comunque è abbastanza semplice da trovare, li conoscete sicuramente perché sono quegli attrezzi che vengono utilizzati per la decorazione delle unghie. E hanno due testine, una grande e una più piccola, e ce ne sono poi di varie misure, quindi sarete voi a decidere quella che più si confà a quella che sarà la vostra scultura. Poi il fil di ferro servirà in questo caso per le antenne della nostra petta. Questo è il classico fil di ferro che troviamo nei fiorellini delle bomboniere, avete presente? È quello rivestito con questa carta verdina specifica, che ha anche un nome, ce l'ho anche sulla punta della lingua, ma non voglio fare figuracce, quindi evito di dirlo. Però ci siamo capiti. Altrimenti, se non avete questo, si può comunque utilizzare un qualsiasi fil di ferro più o meno di questa dimensione, che si andrà poi a conficcare nella testina, nel cappuccio della pina, quando sarà ancora morbido. Infine, questa che vedete è della lana. Io sono appassionata di queste lane perché sono morbide, e si possono in qualche modo lavorare anche, vedete, nelle punte per dare il famoso ciuffo ribelle e simpaticissimo alle mie creaturine. Ok, ci siamo, mi pare di avervi detto tutto. La pasta vi ho detto che si può precolorare, non è una cosa che si deve necessariamente fare, ma è a vostra discrezione, nel senso che secondo quello che dobbiamo fare e soprattutto secondo la colorazione che dobbiamo dare alla nostra scultura una volta essiccata, allora potremo decidere se precolorare la pasta oppure no. Che cosa voglio dire? Voglio dire che per esempio in questa margherita potrete notare che ci sono le sfumature in stile country che io amo particolarmente e che richiamano, se vogliamo, anche un po' quelle dell'atun, degli oggetti cartoon, per dare queste sfumature. Dobbiamo avere necessariamente la pasta precolorata perché sarà un lavoro di stesura del colore e poi di levigatura con dell'acqua. Di conseguenza,
se la base della pasta è già colorata, noi non avremo nessun problema a fare questo tipo di lavorazione, perché anche levigando in maniera eccessiva e approfondita non andremo a lavare via il colore di sotto. Semplicemente otterremo sempre questo bianco pulito e poi potremo sbizzarrirci con tranquillità con l'anticatura. Mentre invece se noi coloriamo la pasta solo successivamente, quando io andrò a lavare via il colore in eccesso del marrone, che voglio che entri nelle venature, andrò a lavar via anche il bianco che ho dato solamente dopo e non prima. Ecco perché. Comunque sono cose che vedrete in un successivo tutorial. Se vi va, vi mostrerò come poterla colorare. Allora, siamo pronti. Iniziamo a lavorare la nostra margheritina.